Ciao a tutti, oggi vedremo delle esercitazioni per finalizzare sotto pressione. Andremo oltre quelli che sono i normali tiri in porta, ovviamente. Vedremo i lavori oltranza, proprio orientati alla finalizzazione, quindi non solo all'aspetto offensivo, ma anche all'aspetto difensivo. Vedremo quindi le caratteristiche e i benefici di questi mezzi all'interno dell'allenamento moderno. Prima però bisogna capire quali sono le caratteristiche delle segnature, cioè che tipo di azioni, in particolar modo dal punto di vista atletico, si effettuano quando si fa gol. Questa è una ricerca del 2012, è stata la prima, è stata fatta un po' la storia, che ha cercato di analizzare le caratteristiche, una sorta di meta-analysis, ma solo delle azioni da gol. Ed è stato visto in Bundesliga, è stato fatto in Bundesliga, che le azioni da gol erano caratterizzate principalmente da sprint rettilinei, cioè azioni veloci ad alta intensità, veloci dritte, da parte di chi segna o da parte di chi fa l'assist. Quindi questo ci dà già un buon indice. Quindi per fare gol, allora, quello che si sapeva allora, che bisogna o chi fa l'assist o chi segna, ovviamente nella maggior parte delle volte effettua una corsa veloce. 10 anni dopo è stata fatta questa ricerca che ha aggiunto qualcosa in più, che ha confermato che le segnature erano caratterizzate da alta intensità. Quindi se io voglio allenare la finalizzazione o anche il tiro in porta, deve esserci all'interno di quella struttura esercitativa anche dell'alta intensità. Vuol dire o non solo alta velocità, ma anche un cambio di direzione intenso o anche delle curve intense. Questo è quello che è emerso da questa ricerca un po' più recente. Quindi se io inserisco questi contesto, un contesto del genere, ovviamente il tiro in porta è allenato in maniera più specifica che facendo dei normali esercitazioni di tiro in porta in cui il tiro in porta è l'unico gesto. Poi è stato visto anche che i difensori all'interno dell'azione fanno un'intensità maggiore degli attaccanti, ovviamente perché sono in difetto rispetto alla palla. E quindi è importante capire anche come in queste esercitazioni ha un ruolo importante il difensore, quindi non solo deve essere sotto pressione l'attaccante, ma deve allenare anche il difensore affinché lo metta sotto pressione in maniera migliore. E chi fa l'assist fa un uso maggiore della palla, questo è abbastanza scontato. Quindi, quali sono le conclusioni a cui si giunge dopo questa ricerca? Che si dovrebbe allenare esplosività multidirezionale, non solo lineare, ma anche multidirezionale quando si allenano i tiri in porta, ovviamente in contesto. Vedremo appunto degli esempi con i lavori oltranza. Questo è un lavoro oltranza semplice, ripeto, non è un lavoro oltranza per i tiri in porta, ma per farvi capire cos'è un lavoro oltranza. Ci sono due file colorate, ogni giocatore ha una palla, l'allenatore alterna il colore rosso e il colore blu, dicendo rosso ad esempio il giocatore che ha la palla deve fare gol in una delle due porte di Coni, cioè questo o questa, tirando dopo la riga di Cinesini. Quindi dice rosso, questo deve andare a fare gol. Dopo un po' dirà blu, quindi partirà il blu per andare a far gol e il rosso che ha appena segnato deve andare a difendere. Questo vuol dire oltranza. Successivamente il blu, che qui vediamo un esempio, è riuscito a dribblare il rosso e a fare gol, sarà il blu a dover poi andare a difendere sul rosso successivo. E il rosso precedente che è partito prima, trottarella e torna in fila. Quindi la sequenza è attacco, vediamo qui nel rosso, attacco, difendo. E poi dopo torno in fila, attacco, difendo e torno in fila. E questa alternanza crea quello che mi piace di questa esercitazione, che crea comunque delle situazioni non scontate. Non è predeterminato il modo con cui andrò a concludere l'azione e quindi allena molto bene, a mio parere, in contesto, oltre che in velocità. Adesso prendo spunto da un webinar di Maurizio Viscidi che parlava ovviamente della tecnica. In generale, andiamo a applicarlo ora al tiro in porta. Lui diceva che la tecnica semplice va allenata in contesto, e questo sono completamente d'accordo. Cioè, è inutile che io mi metta a fare delle esercitazioni di tiro in porta se i giocatori sanno già tecnicamente farlo, perché non aggiungo niente. Se invece lo alleno in situazione, allora aggiungo qualcosa. Le cose semplici non vanno allenate soprattutto in contesto, vale anche per il passaggio, vale anche per la guida della palla. Se io invece prendo in considerazione cose tra virgolette difficili, impegnative o che avvengono raramente, tipo tiro al volo col piede debole, allora magari ha più senso allenarla in maniera analitica, cioè con esercitazioni sui tiri in porta. Chiaramente poi tutto è contestualizzato. Faccio un esempio: per un giovanissimo, ad esempio, tirare, far gol di testa è magari più complesso che per un giocatore di prima squadra. Quindi tutte le cose tra virgolette impegnative o che avvengono raramente in partita
un po' più senso allenarle in analitico, altrimenti le cose tecnicamente semplici, come può essere il tiro in porta, tiro col piede forte, anche il tiro col piede debole o un colpo di testa, ha senso solamente allenarle in contesto, cioè in situazione. Andiamo a vedere ora alcune esercitazioni proprio in contesto che sfruttano il lavoro oltranza. Questo l'abbiamo visto anche in un altro video, perché è una struttura da settore giovanile, però ingrandendo un po', dopo vi spiegherò come, le dimensioni, diventa una struttura a prima squadra. Vediamo prima come funziona, che qui ci sono due file colorate, ogni un giocatore con la palla, l'allenatore dice rosso, allora il rosso deve andare a segnare nella porta blu. Ho messo una riga di tiro di cinesini perché tiri prima della riga, ma non è obbligatorio ovviamente. Dopo poi l'allenatore dirà il secondo colore, cioè il blu. E di conseguenza il blu dovrà andare a segnare con il rosso che ha appena tirato, che dovrà andare a difendere. Poi, ovviamente, dopo aver detto il blu dirà ancora il rosso, quindi partirà questo, che dovrà andare a cercare di andare a far gol, col blu che cerca ovviamente di difendere. E il rosso che ha tirato prima torna in fila. È la stessa cosa che abbiamo visto sopra, solo che c'è un contesto di portieri, porta. Ovviamente, se vogliamo fare una prima squadra, magari si può mettere la porta qua, si può usare la porta normale per dare una dimensione un po' più grande. Ovviamente poi in base agli stimoli che vuole dare l'allenatore, voglio allenare un tiro in porta, diciamo in situazione da lontano, o situazione da vicino, situazione in cui il giocatore arriva in velocità, o una situazione in cui il giocatore invece magari è sotto pressione sin da subito appena presa la palla. Perché più ingrandisco le dimensioni, più allontano le due porte, e più genererò dell'alta velocità, più avvicino le porte, più aumenterò la pressione, che renderà più difficile ovviamente il gesto tecnico. Non solo, posso anche aumentare o diminuire la probabilità che il giocatore riesca a tirare. Ad esempio, più tengo vicino le porte, più sarà difficile che il giocatore riuscirà ad andare a tiro perché l'altro è vicino. In questo caso, ad esempio, è abbastanza vicino. Dopo aver tirato, può subito andare a disturbarlo, ma se lo facciamo su dimensioni maggiori, questo esercizio, è evidente che il rosso poi ha più spazio per andare a tirare, quindi è più probabile che riesca. Modulando quindi gli spazi, l'allenatore può anche modulare il tipo di tiro che voglio allenare, cioè un tiro sotto pressione, cioè con dimensioni piccole, o un tiro in velocità con dimensioni grandi. Questo è un altro, questo è già strutturato per una struttura per una prima squadra. Anche qui ci sono due colori, come vedete, due porte, due righe di tiro. L'allenatore dice un colore, in questo caso è il blu. Fa il giro del cono e tira prima della riga. Come vedete, il primo è sempre indisturbato, poi dal secondo in poi c'è sempre il difensore. Perché ha messo il cono? Non è messo per fare un esercizio tecnico, ma solo per ritardare l'azione, poi capiremo perché. Dopo, ovviamente, dirà il rosso, e il rosso dovrà sempre fare il giro del cono e andare a tirare con la palla. Il blu, che appena tirato, vedete, farà una sorta di navetta, una sorta di giro del cono blu, e poi andrà a difendere. Anche in questo modo. Il giocatore rosso dovrà essere veloce per riuscire a tirare e il giocatore blu metterà pressione al giocatore rosso. Poi ovviamente salterà nuovamente blu, quindi questo blu dovrà andare a fare il giro del cono e tirare. Questo rosso che ha tirato farà la curva da questo cono e andrà sotto pressione. Ovviamente modulando la distanza di questo cono blu aumenterò o diminuirò la probabilità che il giocatore blu riesca, tra virgolette, andare a disturbare il giocatore rosso. Ci vuole un po' di esperienza, questo ovviamente dove metterlo. Diventa anche un'esercitazione condizionale perché comunque il rosso fa un cambio di direzione abbastanza intenso, caratteristiche proprio anche delle segnature. Abbiamo visto infatti, vado un po' indietro, che i difensori fanno solitamente intensità maggiore rispetto agli attaccanti. Quindi ci sta fare un'esercitazione proprio nella quale il difensore fa un'intensità maggiore rispetto all'attaccante proprio per andargli a mettere pressione. Ripeto, poi modulando la vicinanza o la lontananza del cono dove fare il giro. Aumento o diminuisco la probabilità che il difensore riesca ad andare a disturbare il giocatore. L'ultima che andiamo a vedere è una situazione in cui c'è anche il compagno di squadra e c'è anche la fase difensiva un po' più accentuata. È sempre ad oltranza, come vedete, in due squadre con due file, solo una dei due ha la palla, sia di qua che di là. Il giocatore dice un colore, in questo caso dice blu, i blu devono andare a segnare al portiere rosso. Anche in questo caso è una struttura dimensionata per un settore giovanile, aumentando le dimensioni si ovviamente fa la stessa cosa per una prima squadra, volendo. Dopo aver tirato, i blu ovviamente dovranno subito difendere perché ripartiranno i rossi, infatti l'allenatore dirà subito rosso. Qui c'è anche la fase, non solo la fase difensiva, ma anche, abbiamo visto prima,
la fase scusate, di chi fa l'assist, perché in entrambe le ricerche che abbiamo citato un ruolo importante lo svolgeva anche chi faceva l'assist, e quindi questo è molto importante. E quindi c'è un sorto di 2 contro 2 oltranza. Quindi vedete, il blu non è lui che tira, quindi a un certo punto va subito in difesa preventiva sul rosso che partirà. Quindi quelle non bene sia l'attacco che la difesa. Anche in questa condizione, se tengo il campo piccolo, lavorerò molto sotto pressione su spazi brevi. Se terrò il campo più grande, lavorerò sulle alte velocità. Questo dipende ovviamente dalla volontà che vuole l'allenatore, dal numero di ripetizioni che si fanno, dal momento della settimana. Se si fa il venerdì, si possono fare tante ripetizioni se lo spazio è ridotto per allenare sotto pressione. Però se io faccio dei spazi ampi, lo faccio il venerdì, non, è meglio non fare troppe pressioni, troppe scusate, ripetizioni, perché comunque l'alta velocità può un po' stancare. E quindi in questo modo si riescono ad allenare più componenti del tiro in porta, non solo tra virgolette la tecnica, che in condizioni se che la tecnica viene allenata bene in situazione, abbiamo detto la parte semplice della tecnica viene allenata molto bene in situazione, anzi è necessario lavorare in situazione, se no si perderebbe del tempo se si allenerebbe in maniera analitica. La fase offensiva si allena anche, la fase scusate difensiva, e si allena anche ovviamente l'assist o comunque la presenza del compagno. La garanzia che queste esercitazioni vengono fatte a una certa intensità è dovuta anche al fatto che i giocatori iniziano abbastanza freschi, cioè hanno delle pause tra una e l'altra. Non è un 2 contro 2, scusate, non è un 2 contro 2 questo, e sì un 2 contro 2, ma con delle pause abbastanza lunghe. E questo garantisce quindi che i giocatori siano sufficientemente freschi per fare un'alta intensità. Caratteristica che abbiamo visto è l'alta intensità, non solo è un'intensità caratteristica proprio delle segnature. Quindi se io voglio in generale questa regola abbastanza utile, se io voglio lavorare sulle segnature caratterizzate da alta intensità, è bene fare esercizi con delle pause tali che permettono ai giocatori di essere abbastanza freschi se voglio lavorare sulle segnature. Un'ultima cosa, quale dimensione l'abbiamo parlato, più uso spazi ampi più lavoro sulla velocità. Dipende anche dal livello tecnico, magari i giocatori dal livello tecnico molto elevato anche su spazi stretti riescono comunque ad allenarsi bene sotto pressione. Però se io faccio spazi troppo stretti per squadre che hanno un livello tecnico basso, c'è caso che la palla esca troppe volte, non arrivano mai a tirare perché la palla esca troppe volte. Può capitare ad esempio che il giocatore non riesce a fare il giro del cono, può capitare ad esempio che il giocatore non riesce a guidare la palla e vada subito oltre i cinesini in questo caso. Quindi non dipende solo dal tipo di stimolo neuromuscolare che voglio dare, cioè velocità o rapidità, spazi grandi, velocità, spazi piccoli, rapidità, ripeto, spazi grandi, velocità, spazi piccoli, rapidità, ma anche dalla qualità dei giocatori. Questi lavori oltranza sono molto buoni, appunto, per il mio parere, proprio perché non è una situazione prestabilita, si verificano delle situazioni che non sono per nulla prestabilite, dipende sempre da quello che è successo prima. Ad esempio questo invece di segnare sull'uscita del portiere la dava questo magari avanzava e il rosso aveva più spazio per andare subito in guida per andare a segnare, o perlomeno per andare a guadagnare campo per poi eventualmente dare al compagno che senza palla corre più velocemente e può ovviamente ricevere il passaggio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, ripeto, metto in descrizione i tre link di tre articoli in cui trovate queste figure, la descrizione di questi esercizi, in modo tale se volete salvarli, scaricarveli, metterli sulle vostre schede di allenamento. Appunto sono tre, li ripeto un attimo, abbiamo visto questo, quelli in cui si tira in porta ad oltranza con due porte messe a 90 gradi, questo con le porte hanno a 180, cioè opposte l'una all'altra, con la difficoltà del difensore che deve dover fare il giro del cono, e poi il 2 contro 2 oltranza. Bene, se il video vi è piaciuto mettete pure vi piace, se avete domande o considerazioni da fare scrivete pure, e se volete iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!